Don Luigi, oggi qui a Ragusa per parlare ai giovani di mafia e per l'intitolazione del presidio di Ragusa a Daphne Caruana Galizia, giornalista maltese uccisa dalla mafia. Don Luigi, ma esiste la mafia oggi in Italia? Sì, la mafia continua ad esserci, è ancora più forte, ha creato nuove alleanze, si è resa più reticolare, quindi ha costruito reti, più flessibile. I mafiosi, il loro obiettivo resta sempre potere, denaro, profitto, denaro. E sono cambiate le strategie, evidentemente, oggi si parla più di un'area anche grigia, ma i mafiosi restano quello zoccolo di mafiosi che per raggiungere i loro obiettivi entrano un po' in quest'area grigia che è fatta di imprenditori, di persone che hanno delle professionalità, di segmenti in alcuni contesti di massoneria deviata, e quindi noi dobbiamo riflettere. Le mafie oggi sono più che mai presenti in tutto il territorio nazionale e quindi non facciamone una sottovalutazione, cogliamone i cambiamenti, riconosciamo le modalità che hanno sempre accompagnato i mafiosi, continuano ad accompagnarli, e cogliamo anche gli aspetti nuovi. Questa è la terra di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, una terra difficile, la Sicilia. Don Luigi, perché un giovane siciliano senza lavoro, senza speranze, deve combattere la mafia con il rischio di essere ammazzato? Beh, dobbiamo combatterla tutta, la mafia, soprattutto dobbiamo lottare perché si possono costruire dei percorsi che diano più libertà e dignità alle persone. E quindi il problema del lavoro, il problema della casa, il problema delle famiglie, dei servizi sociali. Si parla tanto del tema della legalità, che diventa la bandiera che tutti sventolano nel paese, ma la legalità, le leggi sono importanti e fondamentali, ma le leggi devono servire per il bene collettivo, per il bene comune, e quindi parliamo sì di legalità, una condizione che non diventi una parola astratta, solo una parola educativa all'interno delle scuole, ma una parola di vita. E quindi la legalità serva, le leggi servono per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia. Parliamo più di giustizia, quindi di leggi che aiutino a raggiungere un obiettivo. Questo è un paese che se non investe sui giovani è un paese che non investe sul proprio avvenire e il proprio futuro. E oggi il problema dei giovani insieme ai migranti e ai poveri sono veramente i tre problemi che noi dobbiamo fare nostro per affrontare in modo serio i percorsi del nostro paese. L'ultima domanda, lei ha parlato del noi e non dell'io. Il cambiamento che noi sogniamo e desideriamo ha bisogno dell'impegno di ciascuno di noi. Oggi è terribile la delega, ma anche la rassegnazione e l'indifferenza. Il monologo dell'io, ci sono tanti io, non aiutano a crescere, a guardare avanti. Noi dobbiamo andare incontro al futuro, non aspettarlo arroccati nei nostri io, nelle nostre pregiudizi, nelle nostre ansie, nelle nostre fatiche, nelle nostre paure. È il noi che vince, il noi è un elemento vitale per la società. Se noi ci fermiamo all'io, ci impoveriamo, ci distruggiamo e ci mettiamo sempre più in margine. Grazie Don Luigi. Grazie a voi. Ciao. Ringrazio Don Luigi Ciotti, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.